quotidiani, proviamo subito a chiamarlo. Qui Napoli, quindi le iniziative dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Rodolfo Viviani, lo aggiungiamo anche Marco Marchese, così. Pronto Rodolfo, ci sei? Sì, forse sì. Sta caricando il Sì, video. e il Mi sento. video speriamo che carichi. Sì, sta Eccoci. caricando. Ok, mettiamo Bene. anche in linea anche Marco Marchese. Eccomi qua. Ecco, adesso il video è scomparso, quindi dovete fare la... No, adesso si vede. Chiamiamo Luigi Mazzotta, che è il segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Ehi, Rodolfo, ciao, benvenuto. Ciao Marco, tutto ok? Ciao Luigi. Luigi ci... Buonasera. Ciao Luigi, Buonasera. allora Luigi e Rodolfo dovrebbero mandarmi la loro immagine perché non ce l'ho in questo momento. Luigi e Rodolfo, mi piace ricordare che sono stati presenti È all'associazione, arrivata al l'immagine, Luigi. congresso dell'ARA, dell'Associazione Radicale Antiproibizionista, e mi fa piacere ritrovarvi. Anche, poi vabbè, ci siamo rincontrati anche ieri all'Europride, che è stata una cosa molto colorata, molto divertente. Mi piace ricordare, ad esempio, ieri c'era questo splendido carro. Dei radicali dell'Associazione Radicale Certi Diritti, c'era Marco Pannella, c'era Rita Bernardini, c'era Perduca, cioè, sì, Marco Perduca, c'era il segretario di Radicali Italiani, c'era Michele De Lucia, c'erano altri dirigenti, militanti radicali, un carro, diciamo, colorato, allegro, buona musica trash, però molto divertente. Vedo, Ed è eh? stata veramente una bella giornata. E E c'erano le allora, telecamere di TV Radicale, grazie proprio ai compagni dell'associazione Calabria Radicale per la Grande Napoli, il grande Gianni Coracione, che addirittura ha fatto un'intervista a Marco Pannella che trasmetteremo nei prossimi giorni. nei prossimi giorni Io trasmetteremo anche i filmati del Gay Pride, del Gay Pride, certamente. certo, no, no, questo l'avevo già ricordato. Rodolfo, ci manca la tua immagine, se ce la mandi. Guarda, io l'immagine la mando, ma forse non arriva perché il computer è molto lento. Non No, so, no, però no, nella fai prima arresta. trasmissione è andata bene. Io mi Sì, vedo sì. Sì. Tu fai. nella. Devi Ascolta, ascolta, fai. spegnere e riaccendere. Ecco, spegni e riaccendi il video. Tengo riaccendo il video. Allora. Io però Ecco, devo dire, a Rodolfo lo vedo. Adesso sta sta ricaricando parte. Sta l'immagine. Sì, ricaricando sì, sì. l'immagine, adesso apparirà anche a me, è comparso anche a me, perfetto. Benissimo. E quindi lo vedono Vai. tutti. Allora, Roberto, a questo punto, guarda, se tu sei d'accordo, prendo io la linea Assolutamente e sì. bene. E noi, guarda, Volevo. poi per i saluti finali ci incontriamo, ci ritroviamo fra circa mezz'ora, Roberto, va bene? Perfetto, va benissimo. Bene. Allora, cari ascoltatori, Benissimo. benvenuti, benvenuti qui alla trasmissione qui Napoli. Io sono veramente contento di avere Rodolfo e Luigi in linea perché sono tantissime le cose da dire e le mezz'ore si rincorrono e volano velocissime, per cui passo direttamente alla prima domanda. All'Associazione per la Grande Napoli, siete attivissimi, siete fra l'altro bravissimi e non lo dico per piaggeria, è vero, perché a Napoli riuscite a fare cose veramente interessanti. Una domanda sia per Rodolfo che per Luigi, quindi vi intervallate voi due. Quali sono le attività dei radicali sviluppate nelle ultime settimane a Napoli e quali le attività in cui sarete impegnati nelle prossime settimane? Vai Rodolfo. Per la verità, vabbè, sì, adesso parlerò subito della tua domanda. Volevo anche segnalarti che siamo finalmente riusciti a mettere in condizioni la nostra tesoriera, Mariangela Pisanno, di usare Skype. Quindi sarebbe stato bello magari poterla aggiungere a questa conversazione. Allora, lo Per facciamo, poter. aspetta, guarda, lo Sì. facciamo subito in diretta, ci Se mi organizziamo dite, immediatamente. lo possiamo fare Non subito se. credo di farlo, perderemo troppo tempo, No, dai. no, basta avere il contatto, non ci vuole nulla, poi possiamo allungarci di 10 minuti, un quarto d'ora Sì, magari tranquillamente. perché lì con Luigi poi so che c'è anche Rodolfo, Roberto, Riccardo Bussuti. il mio, allora, se c'è Riccardo Bustuti, che si loghi su Facebook, Riccardo Bustuti, su Ah, no, Skype, può che dare. Sì. si Volevo loghi. dire che può fare da lì, magari mandarti il contatto di Mariangela stesso dal computer di Luigi, mentre magari parlo io. Questo possiamo fare velocemente per poi passare subito agli argomenti, se no ci perdiamo veramente troppo tempo. Va bene, insomma, via Facebook comunicate con me.
Va bene, allora, diciamo, in realtà Luigi poi vi farà anche un punto su quello che sta accadendo a Napoli, diciamo, al di là delle iniziative dell'associazione, perché chiaramente da pochi giorni abbiamo un nuovo sindaco, per questa settimana è prevista, diciamo, la prima riunione di giunta, dove sarebbe dovuta essere domani, alcune voci di stampa ci dicono che però ci sono delle difficoltà, quindi magari questo accadrà martedì. Però di questo vi parlerà Luigi, che già ha fatto appunto insomma, il punto della situazione la settimana scorsa, quando la notizia era recentissima. L'Associazione per la Grande Napoli, diciamo, viene da un mese di maggio e anche un inizio di giugno molto intenso. Abbiamo ripreso veramente un grosso slancio, abbiamo dato un grosso slancio alle nostre iniziative, che poi sono state quelle della, diciamo, della preparazione e della manifestazione che abbiamo fatto sui contributi silenti, e tra l'altro una... Scusami Rodolfo, Sì. allora sui contributi silenti, siccome prima ne parlavo con Palmira Mancuso a Messina, ho una domanda da farti. Allora, a noi in Calabria, quando siamo stati impegnati con i contributi silenti, è accaduto che abbiamo contattato, ad esempio, quelli dell'ANCOT, io sono in pratica l'associazione dei tributaristi, siamo certi che loro abbiano letto i no nostri messaggi di posta elettronica, però purtroppo non ci hanno risposto e c'eravamo solo noi radicali. Allora, voi a Napoli, domanda numero uno, l'ANCOT è stata presente, i tributaristi c'erano. Domanda numero due, si sono fatti vedere anche i lavoratori coinvolti in questa cosa qua? Parlo per esempio, non so, quelli dei call center, parlo... Cioè, insomma, dei lavoratori quelli che sono che, i lavoratori coinvolti proprio nei contributi silenti che nelle regioni, in molte parti d'Italia, non si sono visti a questa manifestazione. Noi questa lotta politica la stiamo facendo pure per loro. C'è un difetto nostro di comunicazione oppure boh. A questa domanda penso che ti risponderà meglio Luigi, perché i contatti li ha avuti lui, ma io ti posso dire che sono stati negativi. Bene, va bene, Per quanto ma riguarda vediamo. l'informazione, diciamo che questa è una campagna che per il momento va insomma, sui piedi, conta sulle forze dei militanti che per strada spiegano in qualche minuto con il volantino che ci ha finalmente mandato il partito, perché noi questa campagna la stiamo conducendo da quando è diventata una decisione del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, cioè dall'ottobre del 2010. Quindi praticamente abbiamo già mandato qualche centinaia di firme a partito per tutto l'anno, che anzi, forse mi sbaglio, ma da ancora prima, insieme alla campagna di nominale. Insomma, io credo che siano ormai molti mesi che noi stiamo raccogliendo firme sui contributi silenti. Quindi al tavolo siamo diventati anche abbastanza bravi a convincere le persone a firmare. In settimana abbiamo fatto una sessantina di firme, diciamo, dalla manifestazione, gli altri tavoli che sono usciti. Quindi, insomma, più o meno una cinquantina di firme alla settimana riusciamo ad accogliere. Però vorrei passare la parola a Luigi, così poi dopo intervengo magari sulle altre cose, perché dobbiamo andare veloci, perché le iniziative veramente sono tante, soprattutto questa settimana ne abbiamo avute tantissime. Bene, vai Luigi, intervieni pure, a te la parola. Allora, guarda, io ho fatto una telefonata al presidente dell'associazione, dell'ANCOT, e lui devo dire che mi ha risposto anche in modo un po' maleducato. Per cui è stata una telefonata brevissima, dove lui me l'ha chiusa subito. Non c'è stato. Ah, Questa è una notizia. sì, questa è una notizia, infatti io ne avevo pure parlato, l'avevo detto anche a Mario Saverini, questa cosa, e ho avvisato a Roma. E no, guarda, mi incuriosisce questa cosa e vale la pena approfondirla. Cioè, che ti ha detto? No, mi ha semplicemente detto che lui era impegnatissimo in quel momento, doveva chiudere la telefonata, poi magari ci saremmo risentiti, insomma, me l'ha chiusa lì. Cioè, è stata una telefonata di 5-6 secondi. Appena ha sentito che io telefonavo da Napoli, ero il segretario dell'Associazione per la Grande Napoli, sapevo che loro avevano spostato questa iniziativa, anzi, erano i promotori di questa iniziativa. E subito la telefonata. Ho capito, è chiarissimo com'è andata e viceversa sul fronte dei lavoratori, perché secondo me questa iniziativa va riversata là.
È chiaro che noi appena abbiamo aperto il tavolo c'è stata insomma un'affluenza importante, cioè subito ci sono arrivate una decina di persone che si sono avvicinate, hanno firmato, alcuni non hanno neanche voluto sapere spiegazioni perché già erano al corrente di questa iniziativa dei silenti. C'è stata l'iscrizione di un avvocato, che insomma si è iscritto alla nostra associazione. E poi d'improvviso, insomma, cioè noi insomma, non è che ci potevamo aspettare l'affluenza di chissà quante persone, però c'è da considerare anche che dove è situata insomma, questo ufficio dell'INPS ci devi venire apposta, insomma, non è un posto di passaggio dove Non è un tu posto di passaggio, capito? hai capito? Quindi, insomma, io credo loro. Io ritengo che noi dovremmo avere al nostro fianco in questa iniziativa anche i lavoratori, perché Ma sicuramente. questa cosa qua, cioè io ritengo che su questa cosa qui non sia sufficiente avere dalla nostra parte i lavoratori che firmano, perché questa è una cosa che colpisce talmente. Talmente nell'intimo di chi coinvolto, nell'intimo nel senso che conta davvero tanto nella vita futura delle persone che sono coinvolte con i contributi silenti, che ritengo sia insufficiente raccogliere solo la loro firma, perché raccogliere solo la firma significa, vabbè, voi fate la battaglia, tanto poi dopo si vede come andrà a finire. Comunque questo è un pensiero mio personale ed è qualcosa sul quale secondo me si deve anche cercare di fare pressione anche all'interno stesso del Partito Radicale per coinvolgere di più, non dico i sindacati perché i sindacati hanno delle dinamiche un po' complesse, adesso non mi è inutile affrontare l'argomento, ma proprio, proprio i lavoratori, noi li dovremmo avere a fianco a raccogliere firme. Vabbè, io non tiro altro tempo, Va ma bene, con senti, le allora io mie riflessioni. ti volevo un poco aggiornare per quanto Sì. riguarda la situazione un po' politica del Comune di Napoli, che sembra che lunedì sarà presentata la squadra della nuova giunta di De Magistris attraverso una conferenza stampa che si terrà subito dopo un incontro che lui avrà con il Presidente della Repubblica. C'è stata una riunione straordinaria convocata da De Magistris, dove ci sono i primi probabili nomi che potrebbero comporre la giunta. C'è Luigi De Falco, che è un urbanista, segretario di Italia Nostra in Campania. C'è la presenza di quattro donne, tra cui Anna Donati, che è un ex parlamentare dei Verdi ed ex assessore regionale di Bassolino, che dovrebbe andare alla mobilità e ai trasporti. Di Aldo Loris Rossi c'è qualche accenno? Assolutamente no. Come Male, 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 è un peccato per De Magistris. io mi facesse la domanda, voi infatti non ero molto convinto di dare la risposta di sì nell'altra web tv che facemmo. E poi c'è un volto nuovo che è Anna Maria Palmieri, che è un'insegnante che dovrebbe avere la delega fra istruzione e giovani. E abbiamo Giovanni Sodano, che è un ex presidente della Commissione Ambiente del Senato di Rifondazione Comunista, che dovrebbe occuparsi sui rifiuti. Questi, insomma, sono i primi nomi che dovrebbero essere quasi certi per quanto riguarda la giunta. Poi nel frattempo. Rodolfo, No, sì. scusa, mi devo finire perché c'è stato anche un altro evento che riguarda poi, ecco, i Rossi e roba del genere. Nel frattempo alla regione c'è stato l'annuncio del presidente Caldoro dell'evento, di un grande evento che si dovrà tenere a Napoli, dal nome World Urban Forum, che si terrà a Napoli nel settembre del 2012. In effetti è un G8, dove ci sarà la presenza di esperti e politici di tutto il mondo per discutere e provvedere allo sviluppo sostenibile, ecologia e globalizzazione. In questa conferenza che c'è stata con Caldoro era presente l'ex sindaco di Barcellona, Joan Clos, che era lì per spiegare come si è riuscito a convincere gli ambientalisti alla realizzazione di un termovalorizzatore. Voglio ricordare anche che attualmente Joan Clos è all'ONU
e dirige il programma degli insediamenti umani. Egli a Napoli investe di una qualifica di alto, è un alto dirigente dell'ONU ed è venuto qui per organizzare questo forum. Ho Poi capito. diciamo che questo World Urban Forum sarà un evento globale dedicato al tema delicato dei processi di urbanizzazione. Quindi sono tutte problematiche che riguarderanno la riqualificazione delle aree periferiche e piani di rilancio che vedono al centro, diciamo, questo forum universale delle culture. Ho Sono capito. No, sto Io credo finendo. che Luigi sta. Sì, scusatemi, No, volevo. gli ultimi dati perché sono importanti, perché noi qui poi dovremo controllare, logicamente, come radicali, anche diciamo questi soldi che dovranno ora arrivare. Perché Indubbiamente. Io volevo dare un po' la parola a Rodolfo. Scusami, Luigi, ti ho tolto un po' la parola brutalmente, ma per un po' interagire. no, ma io guarda, l'ultima Sì, cosa che dici, dici, prego, prego, di. Che questo forum, diciamo, che è stato organizzato costerà 2 milioni di euro a Napoli Sì, per ho l'anno prossimo, no? E capito. poi si dovranno sbloccare 40 milioni di euro da parte della comunità dell'Unione Europea, diciamo, perché sono inseriti questi soldi in questo progetto. Questo volevo dire. Ho capito, grazie, grazie davvero per queste informazioni che ci stai dando, sono preziose e quindi questo segna un po' la traccia anche dell'attività in cui l'Associazione per la Grande Napoli sarà impegnata nel futuro. Io Rodolfo, oltre diciamo al suo intervento, a quello che ci vuole dire, vorrei partire però Rodolfo da una domanda. Com'è la situazione spazzatura a Napoli in questi giorni? La nuova sindacatura, tu pensi che possa muoversi bene su questo annoso problema che attanaglia Napoli? Guarda, sì, voglio rispondere alle tue domande velocemente. Prima, partendo dalla domanda che hai fatto prima, anzi, una considerazione rispetto al contributo che possono dare i lavoratori alla campagna per portare in discussione in Parlamento questa proposta di legge radicale sul cambio del sistema del welfare e rispetto in Sì. particolare ai contributi residenti. Diciamo che appunto questo lavoro noi lo stiamo conducendo da un po' di tempo, quindi siamo riusciti anche a avere un certo indirizzario fatto da mail, perché questo è lo strumento fondamentale con il quale l'associazione riesce a comunicare, e quindi comunque noi teniamo aggiornati queste persone rispetto alle nostre iniziative, e chiedendogli ovviamente ogni volta che abbiamo un'iniziativa di partecipare. Per il momento, insomma, ecco, l'iscritto che ha detto Luigi, questa persona che si è presentata all'apertura del tavolo per darci la sua iscrizione e dicendo che appunto avete collaborato con noi su questa battaglia, è anche un risultato del lavoro che si fa per strada e online, perché queste poi sono state le parole d'ordine del nostro congresso di novembre, quello di quest'anno, di lavorare per strada e online per poi riuscire attraverso la moltiplicazione degli iscritti ad avere anche una sede fisica della quale poi ci stiamo interessando e magari ci saranno delle novità nei prossimi giorni. Rispetto alla Sì. spazzatura siamo inguaiati perché la situazione, diciamo, nei primi giorni dell'insediamento dei Magistris magari si è fatto uno sforzo per presentare la città un po' meglio, ma in realtà c'è la situazione comunque è sempre la stessa, cumuli di spazzatura per la strada, non parliamo della provincia, e in più ho letto proprio oggi un articolo che praticamente c'è una nota dell'ANSA, insomma, in cui Caldoro lancia un allarme, il presidente della regione Campania lancia un allarme perché ci sarebbe stata una sentenza del TAR del Lazio che ancora non ho letto, insomma, non, però che blocca il trasferimento di rifiuti da una regione all'altra, che praticamente è il modo con il quale noi abbiamo smaltito finora i rifiuti, perché le discariche che ci sono sature, non si può pensare di aprire discariche in città perché c'è la rivoluzione, come è accaduto per la discarica sul Vesuvio, diciamo. Quindi la situazione è veramente grave. Speriamo che questa notizia di questa sentenza, insomma, abbia delle conseguenze limitate, perché ormai con l'estate che è arrivata veramente la situazione può essere drammatica. Se posso continuare, perché le iniziative che abbiamo
organizzato in questa Continua pure, settimana Rodolfo. sono tante. Praticamente noi abbiamo fatto questa settimana uno sforzo per uscire quasi tutti i giorni rispetto ai referendum, che sappiamo che questo può essere, cioè uscendo per strada con le nostre motivazioni, che erano quelle di dire che questo strumento fondamentale per il cittadino era ormai negato in Italia da 16 anni, da quando noi avevamo lanciato l'allarme con il fantasma della democrazia e non si era fatto il quorum e il quorum non era mai più stato raggiunto. Quindi si trattava di andare a votare, a prescindere sì dal no di tutte queste questioni, si trattava comunque di appunto, riconquistare un diritto. E devo dire, abbiamo avuto un'ottima accoglienza. Io credo che anche i dati che ci sono alle ore 19, credo, erano buoni, possiamo farlo. E anche per strada abbiamo notato che rispetto a quello che eravamo abituati negli ultimi anni, tanta gente sapeva del referendum, ci dicevano pure no, non me lo dare con l'antica, tanto vado a votare, dalla un altro. Quindi comunque, comunque abbiamo voluto impegnarci sui referendum, anche se poi, diciamo, anche nell'ultima settimana, perché sentivamo che comunque potevamo dare un contributo rispetto a questa battaglia. E anche insomma, oggi Marco ha parlato anche dei grillini, altri ci dicono che noi non siamo impegnati sui referendum, però mi viene da ridere, come dicevo, a prescindere dall'impegno di quest'ultima settimana, ma fondamentalmente è uno strumento che abbiamo tenuto in piedi noi. Rodolfo, l'Associazione per la Grande Napoli, nelle prossime settimane in che cosa sarà impegnata? Sì, allora, noi saremo adesso siamo impegnati a far crescere la mobilitazione di Sabbia Grandi, Marco Pannella rispetto al tema dell'amnistia e degli altri obiettivi. Però volevo anche ricordare, magari diamo anche la parola a Luigi, però volevo ricordare le altre cose che sono accadute a Napoli dal punto di vista radicale. Lunedì è venuto a Tito dell'Antella Poretti a un convegno della Camera Penale che trattava dei ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per denunciare lo Stato degli istituti di pena. E è stato insomma, un bel convegno dove appunto gli esponenti della Camera Penale hanno pure annunciato che avrebbero partecipato al digiuno per l'amnistia. C'è stato anche un articolo del Mattino che ha riportato la notizia che Botti, il Presidente della Camera Penale, era in digiuno, quindi un po' la notizia sui giornali locali rispetto a questa iniziativa dell'amnistia sta passando. Non riesce a diventare una notizia di carattere nazionale che accenderebbe la miccia, diciamo, a questa già un grande slancio a questa iniziativa. Nel pomeriggio, poi, sempre lunedì, è stato a Napoli Marco Perduca, che aveva condotto una visita al CIE di Santa Maria Capua Vetere ed è venuto a Napoli per un convegno organizzato dalla senatrice Carloni, nel quale appunto si chiedeva la chiusura di questo posto. Ed era anche questa che è stata un convegno importante, la sala dell'Istituto degli Studi Filosofici, dove si è tenuto il convegno, non bastava per tutte le persone che sono arrivate lì, soprattutto anche grazie alla presenza forte dell'Associazione della Grande Napoli, siamo andati almeno una decina di persone lì, e quindi questo significa anche che un anno di iniziative sul tema dell'immigrazione, dell'associazione che abbiamo condotto soprattutto l'anno scorso, comunque sono diventati un patrimonio comune degli associati, e penso che anche lo stesso Perduca ha avuto piacere di questa grossa partecipazione radicale a questo convegno. Purtroppo poi abbiamo letto sui giornali che proprio il giorno dopo la visita, cioè dopo la visita di questo convegno, c'è stato un incendio al CIE e Sì. versioni contrastanti, comunque un fatto grave, e poi la magistratura ha messo sotto sequestro la struttura perché adesso deve fare delle indagini, e comunque la situazione veramente in quel posto è ai limiti dell'umano, anzi, Sopportabilità, certo. ampiamente superati. Quindi quella è una situazione che va ricondotta alla legalità e insomma, e quindi anche questo abbiamo denunciato, ovviamente poi sempre usando il nostro sito, rilanciando questi comunicati, queste lotte. E infine, il fine settimana siamo stati all'assemblea dell'ADRA, che per noi era un momento importante, lo è stato perché una mozione
sessuale di quest'anno dell'Associazione Americana della Grande Napoli, è previsto appunto un grosso rilancio delle iniziative antiprevenzioniste. Quindi, Bene, allora io passerei. infine, tu hai in apertura, siamo stati pure all'Europride dove c'era Pannella, felice, anche se molto dimagrito, ma io veramente è stato bello, ha detto Valeria Manieri oggi a Radio Radicale, l'ho ascoltata, ma pure a me ha colpito molto il fatto che i cittadini, poi mi puoi pure confermare questa cosa, ma quelli lì che vedevano passare il calo e notavano che c'era Marco sopra, erano tutti a cercare di dargli la Posso, in mano, a questo qua, salutarlo. Rodolfo, in questo qua possiamo parlare di un vero e proprio effetto pannella. Noi l'abbiamo videoregistrato, l'abbiamo fotografato perché era veramente incredibile come le persone al vedere Marco Pannella lo additavano, lo riconoscevano e molte proprio si avvicinavano per stringergli la mano, per fargli un saluto. È stato veramente eccezionale su questo. Penso che sia stato uno dei politici più graditi del Gay Pride. Purtroppo anche questa mattina sui giornali a livello nazionale questa cosa qui non è uscita perché noi dobbiamo sempre combattere la nostra clandestinità ai quali ci costringono. E se tu sei d'accordo, adesso passerei la parola a Luigi Mazzotta se vuole, diciamo, dirci qualche altra cosa, sempre sul tema iniziative dal prossimo futuro dell'Associazione per la Grande Napoli. Dico a tutte voi, a tutte e due una cosa. A noi di TV Radicale ci piacerebbe che questa qui diventasse una rubrica fissa, anche diciamo A con noi. altri iscritti alla vostra associazione, e quindi diciamo se siete impegnati voi magari potete coinvolgere degli altri, ma noi avremmo veramente piacere che settimanalmente di avere le notizie che provengono da Napoli, questo osservatorio. Diciamo, vorremmo proprio avere l'osservatorio privilegiato, cioè avere le informazioni noi attraverso i vostri occhi, attraverso la vostra azione. Poi Napoli, città molto importante perché si sono accese delle aspettative, penso importanti, reali proprio su De Magistris. Anzi, De Magistris che fino adesso, da quando lui è stato, diciamo, secondo il suo parere, cacciato letteralmente dalla magistratura. Questo è un parere suo, poi magari le cose stanno in modo un po' diverse. Diciamo che l'opinione pubblica è divisa fra chi lo strama e chi invece lo prende con molte riserve. Sicuramente un dato eccellente, in termini elettorali, però adesso è la prova del fuoco. Fare il sindaco significa agire e quindi questo sarà il banco di prova per De Magistris. Siete d'accordo su questo? E io con questo qui chiuderei e poi dandovi chiaramente l'appuntamento alle prossime puntate. Quali sono queste aspettative su De Magistris? Ed è vero che questo sarà il suo banco di prova, come la qualità, insomma, di questo politico che si è presentato come un po' anche il salvatore della città di Napoli? Vai, Luigi. Allora, guarda, io ti dico che le prossime iniziative che ci saranno già da subito, noi mercoledì avremo una riunione da Intramenia, che è un locale che sta a Piazza Bellini a Napoli, e ci rivedremo ancora proprio per rilanciare, almeno da Napoli, insomma, perché vedo che a Napoli ora si è giunto il momento di organizzare una grossa manifestazione sotto al carcere di Poggioreale. Marco in effetti non ha fatto altro che interrompere il suo digiuno con un cornetto, lo abbiamo visto anche sulle pagine di Facebook che sono passate, ma Marco è ancora in digiuno. Quindi noi dobbiamo rinforzare questa lotta che riguarda ormai queste discariche sociali, come lui le chiama, che riguardano tutto il territorio nazionale, cioè la democrazia è a rischio. E quindi noi sicuramente io voglio augurarmi che ci sia la vittoria del quorum referendario, perché con la vittoria noi ora lunedì, martedì andremo di mattina alle 7 sotto al carcere di Poggioreale, perché vogliamo andare a parlare con i familiari che sono lì in attesa per fare le visite e farli aderire con noi ai digiuni che si alterneranno per i prossimi giorni. E vediamo se riusciamo anche a contattare le associazioni a Napoli, perché nei tavoli che abbiamo tenuto all'università durante ora questa ultima campagna referendaria,
ci sono stati dei contatti di associazioni che sono molto disponibili a partecipare a questa manifestazione, a questo evento. Quindi noi lo vogliamo preparare, ecco, lo vogliamo pubblicizzare perché vorremmo essere davvero in tanti e dare almeno un segnale forte a Napoli per quanto riguarda questa iniziativa. Poi, Benissimo, Lu De benissimo Magistris, Luigi. Sì. scusa, no, volevo finire, Ah no, vai pure, scusami. De Magistris, poi lui sa benissimo che la prima cosa che dovrà fare è l'anagrafe pubblica degli eletti. Per cui noi siamo qui vigili ad aspettare che si insedi questa nuova giunta e vedere subito i primi risultati di legalità che potrebbe insomma, partire da Napoli con lui riguardo all'anagrafe pubblica degli eletti. Questo è fondamentale e noi, ripeto, vigileremo su questa cosa. Benissimo Luigi, i 30 minuti come al solito sono veramente supersonici, passano troppo velocemente, ma che qualcuno ha messo le ali all'orologio, sono veramente anche questi 30 minuti passati velocissimo. Rodolfo, 2 minuti per chiudere te, poi dopo ci salutiamo e poi resteremo un altro paio di minuti in onda per salutare gli ascoltatori con Roberto Mancuso che ci raggiungerà. Vai Rodolfo. Voglio concludere dicendo ai fortunati cittadini che possono ascoltarci, che possono fare fiducia nell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Ogni contributo che arriva all'associazione come disponibilità di tempo, disponibilità di denaro, come iscrizione all'associazione, ha un costo di 25 euro e si può fare anche direttamente dal sito con PayPal, con la carta di credito. Diciamo a questi cittadini: noi rappresentiamo a Napoli una realtà laica, liberale e dove ci si può venire a conoscere al bar, perché non avendo sede, come praticamente non capita a nessun partito, siamo l'unico partito a Napoli, ovviamente, che non abbiamo una sede, ma ci vediamo al bar. E comunque lo riempiamo perché nelle ultime riunioni dell'associazione ci sono sempre almeno una ventina di persone e quindi continueremo a fare la nostra attività e ci possono far fiducia, quindi possono iscriversi, possono venire a collaborare con noi, dare anche delle disponibilità per lavorare online, per il sito dell'associazione, che comunque è un sito molto visto, abbiamo un bel numero di contatti e quindi insomma dateci una mano perché insieme possiamo continuare a lavorare e magari, diciamo, veramente dare un contributo per la rinascita della nostra città. Bene, benissimo, anzi, e allora, l'Associazione per la Grande Napoli, attivissima in questo nostro Sud Italia disastrato, guarda, mi è piaciuta la tua cosa, quello che hai detto prima, è veramente piaciuto, cioè ai pochi fortunati che in questo momento ci stanno ascoltando. E forse è davvero così. Guarda, ci lasciamo, ci diamo un appuntamento a domenica prossima, quindi avremo tutto il tempo per organizzarci. Portateci le nuove notizie di Napoli, seguiamo con trepidazione l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati a Napoli, così come vi faccio un grosso in bocca al lupo alla riunione che terrete organizzativa e riorganizzativa che terrete in settimana. E con questo qui naturalmente vi ringrazio veramente di cuore per la vostra disponibilità. Noi siamo un po' compagni di ventura perché ci siamo visti, voglio dire, su a Roma, per cui so e posso testimoniare in prima persona che questo weekend è stato molto impegnato per me come per voi, per cui grazie per essere stati presenti qui e ci sentiamo presto. Ciao Luigi, ciao Rodolfo Ciao e... Marco, scusa un attimo Marco, Sì, volevo prego. salutare anch'io Rodolfo e Luigi e poi leggerti quello che ha scritto Ana89 in chat. Comunque Marco, mi permetto di farti i complimenti per la tua conduzione. Sei davvero bravo, stai superando il maestro Mancuso. Mi vale... Tu bravo e io maestro, c'è proprio qua, i complimenti si Io spremono. arrossisco facilmente, per cui sono costretto adesso a coprirmi con qualche cosa per non farmi vedere in questo modo qui. Ecco qua, il rossore è passato subito Ma e poi sono rientrato. No, grazie del complimento. vogliono che proseguiamo le trasmissioni, che facciamo la Nightline radicale. Non so quanti di voi siano disponibili.
E beh, guarda, se fa la Nightline radicale, visto che è una cosa che si sta organizzando così proprio, che sta avvenendo dalla chat, io fra il fatto che devo disfare la borsa la devo rifare perché domani mattina vengo a Napoli, caro Rodolfo e caro Luigi, domani vengo a lavorare a Napoli, poi martedì mi sposterò a Formia, Bene. probabilmente mercoledì a Barletta, non lo so, se mi restituiranno in Calabria e se mi restituiranno al mio computer per la prossima settimana sarò di nuovo in diretta, però vi prometto che più tardi, comunque 10 minuti, verrò alla Nightline. Ma ancora non abbiamo Con la detto se la pepe. facciamo, se non ci sono Ah, volontari non lo si fa, eh. questo è vero. Allora, io do Va la mia bene. disponibilità per essere presenti, però non più di un quarto d'ora, poi più tardi, perché effettivamente sono tornato da un lungo weekend in viaggio, mi devo preparare per un altro, e quindi oggettivamente ci sono delle cose pratiche proprio da preparare. Va Bene, bene. allora salutiamo con questo Luigi e Rodolfo, grazie di nuovo, ci sentiamo prestissimo alla prossima settimana. E adesso chiamo Roberto qua in diretta perché abbiamo il compito di salutare i nostri ascoltatori. E, Roberto, com'è andata allora questa giornata di TV radicale che io ho potuto seguire solo dalle 19 in poi perché avevo un treno. Questo a beneficio anche di chi magari si fosse collegato nell'ultima ora, ora e mezza, e magari come me non ha potuto seguire quello che è accaduto prima su TV radicale. Beh, diciamo che è andata molto bene, abbiamo aperto il Radical Bar che purtroppo ha avuto due assenze importanti, una del compagno casertano Gianroberto Zampella, però poi successivamente abbiamo avuto il collegamento con Luca Bove, quindi abbiamo un po' rimediato su Caserta e purtroppo c'è stata per un impedimento dell'ultimo momento l'assenza di Carlo Loi, quindi sostanzialmente il Radical Bar l'abbiamo fatto con Rodolfo Viviani e Riccardo Macchioni, è stato veramente molto interessante. Chi non ha potuto seguirlo in diretta, come te in questo caso Marco, lo potrà in ogni caso rivedere su tvradicale.it tra qualche minuto perché manderemo in onda Certo, le trasmissioni e poi della giornata. era un radical bar importante perché era dedicato all'azione non violenta di Marco Pannella, per cui c'era tanto da dire in quanto gli Infatti. obiettivi proprio di Marco Pannella Ma infatti sono secondo me è il importanti. caso di fissare il prossimo Radical Bar sullo stesso tema, per approfondire ancora di più la questione, però è una proposta che farò Ci sono alla ancora riunione. io in Sì, diretta. ci sei Rodolfo, puoi anche intervenire. Sì, e allora intervengo perché io non so se sono riuscito a far poi a dire completamente quello che volevo dire. Ho solo segnalato, sono riuscito solo a segnalare, ma trovo l'articolo di Francesco Puglia sulla riedizione del libro di Danilo Dolci che riguarda trasmissione e comunicazione illuminante e noi dovremmo insomma. Ragazzi, questa è la missione nostra. Per me è stato davvero, perché si parla di comunicazione di massa come una comunicazione di violenza, perché appunto è ridotta a un individuo, cioè non all'individualità, e invece di una comunicazione non violenta che parla ad ogni individuo attraverso degli strumenti, insomma. Quello che poi fondamentalmente noi cerchiamo di fare con la Web TV. Quindi io ritengo, insomma, che questo sia importante da leggere e da far proprio e da cercare, come stiamo facendo, di ampliare l'azione non violenta anche attraverso il mezzo della Web TV. Ecco, scusatemi, ma volevo che questa cosa arrivasse perché veramente la ritengo importante. Bene, io vorrei. Allora, c'è Raffaele Schettino dalla chat che mi ha chiesto di intervenire per 2 minuti per dire una cosa. Se siete d'accordo, è la prima volta che lo facciamo, facciamo intervenire in audio video un nostro chatter. Siete d'accordo? Sì, facciamolo intervenire, perché no, certo. Allora, ecco Raffaele che spero che risponda e che abbia l'ultima versione di Skype, un collegamento improvvisato, vediamo che succede. Ha seguito tutta la giornata Raffaele. Diciamo che dopo questo Radical Bar c'è stato lo speciale Una leggera euforia con la conduzione di Gianni Curacione e Claudia Sterzi, un'ora di trasmissione che consiglio a tutti di vedere perché è stata veramente molto interessante. E successivamente c'è stata anche la puntata
la conversazione di Salvatore Antonacci con Luca Bocci dal titolo L'enigma americano. Anche qui, per chi vuol vedere i fatti degli Stati Uniti da un punto di vista particolare, vedere la trasmissione che presto pubblicheremo su YouTube, veramente è una cosa che consiglio. Non so se Raffaele è in linea. No, Raffaele non ha risposto. Evidentemente sta scrivendo qualcosa. Raffaele no, non sta scrivendo nulla. Va bene. E poi c'è stato naturalmente lo speciale qui Caserta, dove Luca Bove ci ha raccontato tutto quello che è accaduto durante le ultime elezioni amministrative, una violazione di legge dietro l'altra, e anche questo consiglio di rivederlo. E poi naturalmente è cominciata, Marco, la tua conduzione con il Qui Messina Certo. con Palmira Mancuso, la seconda puntata di Lacrime d'Amianto, sempre interessantissima, e abbiamo concluso con Qui Napoli. Quindi ci siamo fatti 5 ore di diretta, per la precisione 4 ore 38 minuti e 5 secondi Che in come al questo solito istante, sono volate. che come al solito sono volate. Assolutamente sì, abbiamo avuto una media di ascoltatori che ha raggiunto il picco di 22, non sono numeri altissimi, però è stato sempre costante, non siamo mai andati al di sotto dei 14-15 spettatori costanti, quindi al di sotto non siamo mai andati. Quindi vuol dire che ci sono dei fedelissimi che ci seguono, e questo ci rende molto felici. Bene, allora a questo punto, Roberto, io chiuderei le trasmissioni, se tu sei d'accordo, in diretta, e non lo so se riusciamo a mettere in piedi una nightline per seguire il voto, non lo so, dici tu. Ah, per me, se volete, io sono disponibile. Come sapete, non posso parlare molto oltre le 22, però se c'è qualcuno che vuole restare in onda, vuole rispondere alle domande della chat, però soprattutto se vogliamo impegnarci nel viralizzare un po' la Web TV facendola andare su Facebook, allora se riusciamo ad incrementare il numero di chat, arrivare a 30, raddoppiare, adesso siamo 15 e appena l'ho detto siamo scesi a 14, allora se Bene. riusciamo ad ottenere, a fare questo esperimento, per me io ci sto a tenere Ho la luce da capito. qui. Non lo so se Luigi, Rodolfo e gli altri sono disponibili. Io dalle 11 di stasera, Alle diciamo, 11? dalle 30 a 11, Lo sai, io sono notturno, quindi se Nightline mi presento tardi, tanti ci sto. A che ora vuoi Beh. rispondere? No, ecco, no, io pensavo un No, prolungamento di. ragazzi, io non sono disponibile. Ok, allora facciamo una cosa migliore. Chiudiamo qui le trasmissioni per oggi ed eventualmente vediamo se riusciamo per domani pomeriggio, sera, ad organizzare qualcosa sullo spoglio dei referendum. Io saluto Sto Marco Marchese, Luigi Mazzotta, Rodolfo Viviani, riprendo la linea dallo studio di Lecce. E ringrazio tutti coloro che ci hanno seguiti fino ad ora, e veramente sono persone a noi affezionate a questo punto. Vi saluto, sono ancora in chat. Saluto Al89, Gianni Colacione, Raffaele Schettino e tutti gli altri, insomma, Mazzo Vitale, Scaldaferri e tutti gli altri che sono in collegamento. Un saluto a Saluti tutti, anche da Riccardo. saluti anche da Riccardo. Saluto a tutti. Ciao, ciao. Finiscono qui le trasmissioni in diretta di oggi di TV Radicale. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti.